Fornace di Agropoli, ci troviamo qui per la personale di Mario Romano, tutto pronto per la presentazione e noi subito diamo una visione totale di quelle che sono alcune delle sue opere, mentre il maestro è in fondo che ci attende e andiamo subito a salutarlo perché per Cilento Channel oggi è un onore ospitarlo sui suoi canali. Maestro, buona giornata, buon pomeriggio, benvenuto su Cilento Channel, per noi è davvero una gioia ospitarla qui oggi. Per me è un piacere e un onore, sempre, perché in questi casi non si parla ai famosi quattro amici al bar di Gino Paoli, ma a una grossa platea alla quale, grazie alla vostra emittente, giungono i miei quadri, giunge la mia intervista, giunge la nostra manifestazione. Grazie di cuore a voi. Ecco, in questa occasione lei presenta la personale tra sacro e profano, ha portato qui alcuni dei suoi quadri, sono tantissimi, lei è un maestro internazionale, rappresenta, chi meglio di lei rappresenta il Cilento nel mondo. Allora parliamo subito di queste opere e poi pian piano durante il nostro percorso insomma le farò altre domande. Partiamo da questa prima opera dedicata alla mamma. Sì, questo è uno dei ritratti fatti a mia madre, in totale ne ho dipinto 5 ed è praticamente, come dico io un po' scherzosamente, l'equivalente di quello che era Leonardo da Vinci, la Gioconda. Quindi sono contento che possa essere mostrato a tutta l'utenza di Cilento Channel ed è un quadro al quale, inutile dirlo, sono particolarmente legato. Quando l'ha realizzato, diciamo l'anno? Allora, sono 14 anni. Molto bene, andiamo avanti, quindi spieghiamo un po' gli altri lavori. Arriva la paesaggistica, questa è una tempera che rappresenta l'arco naturale di Palinuro, che nel frattempo però, da quando io l'ho dipinto, in parte dal vero, in parte a casa, è molto cambiato. Cioè l'arco è in pericolo, questa insenatura è cambiato un po' tutto. Io l'ho trovato circa un ventennio fa così, è una delle cose più delle vedute più belle di tutta la costiera cilentana e non ho scoperto niente. Andiamo avanti, ecco, e incontriamo uno dei dipinti che è stato esposto a fianco a un'opera di Ortega e qui ci soffermiamo un po' di più, maestro. Sì, allora io non posso parlare di questo quadro o di questi soggetti senza sottolineare le mie origini contadine. Quindi io sono figlio di contadini, ho cominciato a dipingere, a disegnare bambino e i soggetti riguardavano quel mondo, i contadini che zappavano, le donne che raccoglievano le olive e i buoi, questo animale così utile all'agricoltura italiano e non solo, che quando ho visto per la prima volta mi ha profondamente colpito per la loro mole e per come diciamo lavoravano la terra. È stato scelto per accompagnare anche un quadro di Ortega, ne parliamo minimamente di questa iniziativa interessantissima. Sì, per me è stato anche un gran piacere perché io 7 anni fa ho ricevuto il premio José Ortega a Bosco, quindi ho conosciuto Bosco, ho letto un po' la sua biografia, amico e allievo di Picasso, basta dire questo, e ha dovuto fare le valigie perché era un antifranchista. Quindi io ci sono stato una giornata a Bosco, ho visto e rivisto i suoi quadri. È una pittura diversa dalla mia, ma la nostra sindaca ha avuto l'idea di accoppiare questi due soggetti su un filo unico, che è quello dell'agricoltura, con un quadro di Ortega che si chiamava Il Padrone e i buoi che simboleggiavano
i sudditi dei padroni. Ecco, per me è stato un piacere e un onore. Andiamo avanti. Questo invece, questo asinello. E qua c'è molto poco da dire. Questo è proprio, diciamo, tra virgolette, lo sfizio di raffigurare questo animale che anche noi avevamo. I buoi non li avevamo perché non li avevano tutti, quindi mio padre li prenotava quando c'era bisogno. L'asinello, così, un omaggio, io l'ho voluto intitolare indimenticabile. Nostro alleato, maestro. Ecco, indimenticabile, nostro sta per contadini. Bene, andiamo avanti. Sì, beh, questa è questa scena un po' nella penombra con questi cavalli, come se stessero effettuando una piccola pausa in un crepuscolo, non meglio specificato. Certe volte si ha il desiderio anche di raffigurare una scena così per... così diversa, che non sia prettamente agricola, ma che abbia a che fare con degli animali così eleganti come questi. Ancora avanti. Ecco. E qui c'è poco da dire. Sono le castagne dipinte dal vivo, cioè con le castagne davanti. E che diciamo? Abbiamo rappresentato, diciamo, questo frutto d'autunno, il più diffuso, fonte di reddito in molti paesi occidentali, quindi un frutto estremamente, diciamo, utile sotto ogni aspetto, oltre alle sue peculiarità gastronomiche. È un dipinto in cui uno si mette anche un po' alla prova, perché bisogna fare le spine una per una. È un po' anche un piccolo esame, lo è sempre, ma giusto per dire. E terminiamo, sì, con la religione. Questa è l'ascensione di Gesù Cristo, che è un bozzetto a tendere, il cui originale è stato dipinto nella chiesa di San Nicola di Perito. E infatti ne approfitto per chiederle in quante chiese lei, allora, ha lavorato. Grandi e piccole sono 11. Piccole significa non come quelle di Gioia, quelle di Stio, quella di Massa che è enorme, ma certe volte delle cappelle, ecco. Quindi in tutto sono 10. Devo dire che sono state realizzate con l'aiuto di collaboratori, parenti, fratello e due nipoti, senza i quali non avrei certo potuto fare colossi come le due chiese di Gioia o la chiesa di Stio, che è un tardo barocco del XVIII secolo, molto grande e molto bella. Quindi era un'equipe dove io ho fatto sì la parte prettamente artistica, ma non solo, perché ho aiutato anche a preparare i fondi, ho dovuto imparare, perché io vengo dalla ceramica, quella era la mia scuola, e tutte le altre cose che ho fatto ho dovuto prima studiarle, provarle, sbagliare per imparare a farle bene poi. Questo. Ecco maestro, prima di chiudere questo interessante incontro, ci tengo a precisare che questa sera qui sarà presentato anche un testo a lei dedicato, sì, dall'autore di Matteo, giusto? Sì, è giustissimo. Giacomo di Matteo ha scritto di lei e in un testo racconta la sua arte, quindi la bellezza nell'arte di Mario Romano. Sì. Raccontiamo ai nostri telespettatori dove è possibile trovare questo testo. Allora, vorrei dire prima la mia emozione per questa primizia, perché io alle volte racconto, lo dicevamo in macchina venendo da Gioia con mia moglie, che ancora giovanissimo c'è stata la prima mostra, c'è stato il primo premio, c'è stata
c'è stata la prima chiesa, c'è stato... Ecco, questa di stasera qui alla Fornace di Acropoli è la prima volta di un libro dedicato a me, un piacere e un onore. E quindi a Giacomo Di Matteo, che verrà a momenti, va tutta la mia gratitudine per avermi onorato con questo libro, non grandissimo, ma ricco di elementi che al lettore portano praticamente un po' tutto il quadro della mia vita. Molto bene. Per concludere, mi faceva piacere una riflessione da parte sua a quella che è la popolazione cilentana. Lei da tanto tempo ha raccontato il Cilento, ha vissuto il Cilento. Oggi, diciamo, dopo una grande carriera, quali sono le sue conclusioni per considerare questo territorio, diciamo così, adatto a migliorarsi, adatto e pronto ad un futuro turistico soprattutto migliore? Cosa ci può dire? Io mi vorrei complimentare per questa bella domanda, perché è un tema che tratto spesso. È un tema che penso spesso e dico senza mezzi termini che noi cilentani, per quello che abbiamo, non occupiamo ancora il posto che meritiamo, e non ho dubbi su questo. Voglio dire che noi dobbiamo maturare e renderci conto che abbiamo un patrimonio immenso a 360 gradi, praticamente abbiamo tutto. Ma forse dobbiamo maturare prima noi stessi e crederci noi, e poi venderlo. Scusate questa parolaccia del vendere, per dire proporlo. Certo. Per poterlo far conoscere. È conosciuto, parco, tante altre iniziative, il parco UNESCO, va bene. Ma la conoscenza della nostra terra non è ancora arrivata al vertice, secondo me. Quindi è un problema di tutti i cilentani, diciamo così, ma anche della politica. Diciamo che è difficile individuare il problema vero. Secondo me dovremmo essere un po' più orgogliosi tutti noi, dal politico all'ultimo dei cittadini. Ecco. Bene. Per concludere, un consiglio ai giovani che si avvicinano a questa grande arte che è la pittura, e non solo. L'ho detto tante volte. Io, oltre ad aver dipinto le chiese, aver dipinto centinaia di quadri e tantissime mostre, anche fuori nazione, ho tenuto a Gioi, a Vallo, nel seminario di Vallo, nell'istituto Pinto, corsi di pittura. Ho conosciuto centinaia di alunni e molti di loro sono anche diventati bravi. Io penso che questo sia una delle cose più belle che possa fare l'essere umano, senza togliere nulla alla musica, che mi piace moltissimo, senza togliere nulla alla scultura e le tante altre forme di arte. Tutte le arti consiglierei di avvicinarsi e di praticarle. Dalla pittura, che ne so, alla fotografia, è una scoperta stupenda che l'essere umano può fare sempre nel corso della sua vita. Infine, una parolina per Angelo Niglio e la sua Proloco, che da anni la insegue, in un certo senso. Vi inseguite a vicenda, ma che è sempre vicino, ecco, agli artisti. Io ho trovato innanzitutto degli amici in Angelo e Amedea. L'amicizia è cresciuta, sfiora il fraterno o lo ha già raggiunto. Quindi sono delle persone eccellenti che danno un contributo enorme a questa parte di Cilento che loro praticano, e quindi voglio ringraziare anche loro, perché questo appuntamento ha avuto luogo e vita grazie a loro. Bene, per terminare, un saluto dal maestro Mario Romano ai telespettatori di Cilento Channel, però deve proprio pronunciare il suo nome. Prego. Carissimi telespettatori di Cilento Channel, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e spero tanto che le cose che abbiamo detto con questo eccellente speaker siano di vostro gradimento e vi procurino almeno un minimo di riflessione.
Grazie.